Adesso guardiamo com'è la sequenza per massaggiare l'addome, che è una serie di massaggi che aiutano il bambino quando ha le coliche o quando non riesce a scaricarsi, quindi la funzione è duplice, comunque di regolazione dell'intestino. La sequenza inizia con le nostre mani che come una ruota accarezzano e premono sulla pancia del bambino da sotto lo sterno, dallo stomaco fino in basso. Senti l'aria? E questa sequenza con solo la mano destra la proseguiamo prendendo le gambine e piegandole a 90 gradi sulla pancia, il che riduce tantissimo lo spazio, mette la mamma a dura prova, però consente al bambino di essere in una posizione in cui naturalmente, se c'è dell'aria intrappolata nell'intestino, può scaricare. E siccome le coliche spesso sono causate d'aria che rimane, questo le aiuta. Poi lasciamo le gambine e facciamo un massaggio che si chiama Sole e Luna. Come le lancette dell'orologio, come il sole e la luna nel cielo, le nostre mani in senso orario ruotano sulla pancia del bambino. Nella sequenza che Vimma ha pensato e propone, la mamma ha un'assoluta libertà di toccare il proprio bambino a seconda di quello che sente, di quello che desidera. In questo caso però è molto importante che usi questa direzione, perché il nostro intestino ha uno svolgimento in questo senso. Io dico sempre alle mamme, non è che puoi fare il contrario, intrappola tutto in modo drammatico, però sicuramente in questo senso li aiutiamo. E poi c'è questo massaggio che vedi disegnato sulla tutina di Luca, che si chiama I Love You. La I la percorriamo con le nostre dita lungo questo tratto della pancia di Lari. La L è una L ribaltata dallo stomaco, ridiscende su questo tratto. E la U di You sale, percorre di nuovo sotto lo stomaco e ridiscende. E insieme facciamo I love you. In questo Vimma la sentiva che anche la componente verbale e del contenuto di I love you sosteneva il bambino nel massaggio, che non è solo una questione fisica. Poi i nostri pollici paralleli sulla pancia, dal centro, dall'ombelico, si muovono verso fuori. E poi facciamo una camminatina che parte dal lato di là dell'aria e va a ritroso, un po' la direzione è sempre la stessa. Senti che la mamma cammina sulla tua pancia, eh? E poi, come in ogni parte di massaggio che si conclude, facciamo una carezza. Quando un bimbo ha tante coliche, non so se l'aria succede o magari dei momenti di difficoltà intestinale, si può fare questo massaggio un po' più breve, facendo questa prima ruota, prendendo le gambine e premendole sull'addome, distendendo. Questo aiuta molto a muovere l'intestino. E poi facendo Sole e Luna. Ricordi che erano quelli circolari, e di nuovo spingi e tira lontano dalle coliche addominali, perché altrimenti durante la colica il bambino è troppo dolorante per reggere essere toccato nella pancia. Questo massaggio è molto utile anche più volte al giorno, ed è utile perché non solo muove e attraverso il contatto aiuta il bambino a scaricare o a liberare l'aria, ma anche perché una delle ragioni delle coliche addominali dei piccolini è un'immaturità del sistema di collegamento intestinale e neuronale. In questo senso il massaggio stimola la mielinizzazione, che è un processo difficile, comunque aiuta a maturare una sorta di comunicazione corretta tra i due sistemi, e quando i due sistemi si parlano bene
il bambino finalmente smette di avere mal di pancia. Infatti spesso le coliche entro il terzo mese si concludono per una maturazione naturale che avviene e smettono di avere il male alla pancia, poveri piccoli. Però mi sa che tu sei una bimba fortunata, vero?